sono silenziosi e quindi dalla macchina uno non percepisce mai l'arrivo improvviso. Poi hanno molta anarchia nella gestione perché vanno in tutte le direzioni e da tutte le parti. A poco più di un mese dalla loro introduzione ad Arezzo scoppia il caso monopattini. Sono tante le segnalazioni sui social che appunto rilevano il fatto che questi mezzi di trasporto vengono lasciati un po' in ogni angolo della città, ma a quanto pare a preoccupare di più è soprattutto la sicurezza. È una cosa assurda. Proprio assurda, anche perché passano di qui a velocità, non guardano se c'è bambini, cagnolini, persone anziane, non vedo l'utilizzo, anche le biciclette normali passano a tutto spiano, quindi no. Poi quelli che hanno messo verdi, che sono da tutte le parti, cioè penso che sia una spesa proprio inutile. Trovo che siano pericolosi, e senza regole non va bene perché i ragazzi sono spregiudicati, per cui possono creare imbarazzo. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, inaugurato lo scorso 30 maggio dall'amministrazione comunale e gestito da una società privata, è attivo nel centro abitato della città e comprende una zona di sosta vincolata che racchiude il centro storico e i principali parchi cittadini, in cui i monopattini possono essere presi e riconsegnati solo in alcune specifiche aree identificate da un bollo adesivo posto a terra. Inutile dire che invece la maggior parte vengono lasciati altrove. Dopo le innumerevoli segnalazioni sui social c'è persino un gruppo Facebook che si intitola Avvistamento monopattini non identificati. Quindi possono essere anche, diciamo, uno strumento molto pericoloso per anziani, per persone invalide che hanno problemi di deambulazione e anche per i bambini. Quindi credo che il comune debba discutere soprattutto su, diciamo, limitare l'utilizzo dei monopattini oppure in canali preferenziali. Il comune ha annunciato molte sanzioni per chi li lascia in zone non idonee. I monopattini sono rintracciabili e con essi anche il cittadino che li ha utilizzati. Il costo è irrisorio e il servizio indubbiamente funziona. Ad oggi ci sono stati oltre 5.000 noleggi, una media di 170 al giorno. La sicurezza rimane il problema più segnalato. Ora non dico che sia raggiungono velocità simili a quelle del motorino, però comunque raggiungono i 40 km orari, 30 km orari e spesso sono utilizzati in maniera non congrua a quello che è il codice della strada, diciamo. Beh sì, pericolosi sicuramente, probabilmente andrebbero normati a livello nazionale, quello certo, però è uno strumento che ormai vediamo sempre più diffuso nelle città. E magari avere un po' più chiarezza su dove dovrebbero circolare e ecco sì, un po' più di sicurezza, però per il resto li trovo uno strumento in più per muoversi in una città dove, tra l'altro, in particolare questa non offre più parcheggi liberi, non dà più la possibilità di muoversi altrimenti in centro se non a piedi, quindi ben vengano. La Francia, ad esempio, li ha recentemente vietati, quelli in libero servizio, dopo un referendum popolare. Sì, in Francia proprio un mese fa hanno addirittura portato in Parlamento e l'hanno aboliti. Forse sono un pochino più intelligenti noi, non lo so.